In questo video mostrerò come in pochi secondi il pescatore in apnea deve rimanere lucido e tentare di capire la scelta giusta da fare, nel rispetto della sicurezza personale, dei pesci, del mare e anche delle attrezzature. Durante la discesa, guardo bene intorno. Non c'è nulla, quindi mi rimane solo di guardare in tana, dove trovo una cernia, ma di piccole dimensioni, e preferisco lasciarla. Fortunatamente non era sola. Aspetto a sparare, aspetto che il pesce si sposta, così da poter sparare senza arroccare l'asta. Ho trovato pure un bel sarago. Meglio un bel sarago che una piccola cernia. Sto guardando attorno a queste pietre, ma non trovo nulla e decido di risalire. Durante la risalita, in lontananza noto una cernia dorata. Allora scendo di nuovo, allineo e sparo. Colpisco il pesce bene, ma non benissimo. E praticamente si strappa perché l'asta si è piantata sul grotto. Quindi facendo leva si è strappata. Risalgo e risalgo in diagonale, seguendo con gli occhi il pesce, non perdendolo mai di vista. L'ho vista intanare qui. La cerco e la trovo. Tento di capire come sparare per poterla estrarre nello stesso tuffo. Ed eccola qui. Riuscire a recuperare già un pesce sparato è una soddisfazione doppia. A volte capitano dei tiri davvero difficili da realizzare. Non sempre si riesce a catturare un pesce così. Anzi, spesso si sbaglia. Ho visto intanare un sarago. Riduco la potenza e mi affaccio piano piano. Anche questo sarago è stato catturato mettendo al minimo la potenza. Ho questo e il successivo. Come abbiamo potuto notare, la versatilità di quest'arma mi permette di sfruttare al massimo la maggior parte delle occasioni. Ho sì un'arma molto potente da poter pescare al libero e all'aspetto, ma nello stesso tempo riesco a pescare pure in tana anche un pesce piccolo. E proprio per questo motivo la preferisco rispetto a tante altre. Invece, in questa occasione, ero indeciso se ridurla o meno la potenza del fucile. In realtà ho sparato al massimo e non è successo nulla. Fortunatamente non ho nemmeno arroccato l'asta.
In questa occasione ho preferito non sparare alla cernia, perché colpire una cernia in tana, una cernia grossa, e colpirla male, rischi di perdere una giornata intera e poi alla fine perdi il pesce, una giornata e l'asta. È sempre meglio evitare un tiro improvvisato e riprovare la volta successiva.